È la quarta edizione del Boetico Vegan Festival, un festival fortemente voluto per portare un'informazione il più libera possibile e il più pulita possibile riguardo lo straordinario mondo vegano a 360 gradi. Abbiamo fatto veramente di tutto, siamo i tre organizzatori, mi presento, io sono Maria Natti, ideatrice e co-organizzatrice, insieme a Stefano Baratti e Fabrizio Fergnani, senza i quali questo mio sogno non sarebbe stato possibile essere realizzato. Noi ogni anno cerchiamo di dare il meglio, però effettivamente non è tanto facile. Non è facile perché, insomma, ci sono sempre tante difficoltà da tentare di superare. Noi ci mettiamo una cosa sola, tanta buona volontà. Non siamo nessuno, siamo solo tre persone, non siamo rappresentate da nessuna ente, siamo tre persone che per tre motivi diversi, però insieme portiamo avanti questo progetto che ogni anno prende sempre più piede e ogni anno probabilmente ci vede a volte anche un pochino scomodi, per cui effettivamente, insomma, c'è chi ci ama, c'è chi non ci ama, però grazie al cielo il mondo è bello perché vario e noi andiamo avanti convinti e coerenti per quello che è il nostro messaggio. Siamo volontari, quindi non c'è nessun guadagno economico se non la infinita e indescrivibile soddisfazione di vedere tante persone sempre più interessate al veganismo e vedere che tante persone dopo questo evento hanno cambiato il loro stile di vita senza imposizioni, senza nessuno che vuole far cambiare idea a nessuno. Noi cerchiamo veramente di dare informazione a 360 gradi, come ho detto prima. Parliamo di attivismo, abbiamo degli straordinari esponenti di realtà attiviste che comunque raccontano la storia dietro le loro battaglie, sia fisiche che emotive, e poi avremo anche dei medici, comunque delle persone che hanno un reale ruolo per poter parlare di determinati argomenti, avremo avvocati, insomma abbiamo un programma veramente ampio e interessante. Abbiamo cercato di dare spazio a tutti, oggi voglio anche lasciare lo spazio un attimo al nostro Stefano, comunque vi voglio ricordare le conferenze di oggi, che sono appunto quella di Sea Shepherd, che andremo ad ascoltare e preparatevi i fazzolettini, ve lo anticipo, se non ce li avete provvedete, perché ci si commuoverà, non farà piangere, farà emozionare quello che vedremo, perché insomma ve ne renderete conto voi. Dopodiché daremo la parola a uno psicologo che ci racconterà quello che è la relazione tra lo stato emozionale e una scelta alimentare. Quindi avremo un competente in materia per quello che è la psicologia, che parlerà appunto della realtà da un punto di vista psicologico. Dopodiché avremo un incontro con Fabio Serrozzi, che è uno dei nostri attivisti, che è a 360 gradi attivista. Adesso in questo momento sta facendo volontariato, poi farà una straordinaria relazione, farà degli incontri sul prato e parlerà di come tornare alle origini, quindi una stile di vita praticamente senza soldi. Se lui scopre come si fa, dobbiamo assolutamente andarlo a capire anche noi. E poi il ruolo dell'alimentazione vibrazionale dell'evoluzione spirituale con Vincenzo Canoro, che è un informatore, è una persona di grande capacità, e questa conferenza sarà dalle ore 18 alle 19.
concluderemo questa prima nostra giornata con un altro incontro per me straordinario, che sono i ragazzi di Poesi, coraggiosi ragazzi che hanno creato uno dei tanti santuari che si stanno sempre più, per fortuna, espandendo e che raccolgono animali che hanno sofferto tantissimo. Sono sempre molto emozionata, sono felice, grazie di essere qua e veramente, grazie infinite di sostenerci. Lascio la parola a Stefano Baratti e poi concluderà con Fabrizio, che si farà la sua presentazione e presenterà anche i nostri amici di Sea Shepherd. Grazie di essere qua con noi. Io sono, come diceva Marina, Stefano Baratti, che sono il presidente di questa associazione di volontariato che si occupa di questo parco ormai da 23 anni, perché è nata la prima convenzione con il Comune di Bologna, è stata fatta nel 93. Questo doveva essere un parcheggio scambiatore per camion, perché nella zona qui di dietro era una zona industriale. Quindi negli anni 90, alla fine degli anni 90 sono state raccolte firme per la modifica del piano regolatore. Il Comune ha accettato però la condizione che chi aveva raccolto le firme si costituisse in associazione per gestire poi il parco che noi fortemente volevamo. In questi anni abbiamo cercato di portare avanti la logica che il piccolo è bello, ma nello stesso tempo il piccolo deve essere anche etico. Poi 4 anni fa ho incontrato Marina sulla via qui del laghetto col suo cane, con Stella, e mi ha proposto di portare avanti questa sua idea, questo suo sogno. Devo essere sincero, la prima esperienza del primo anno nell'ambito di una festa nostra a Crescentine e Salcizze è stata veramente una roba da morire. Lei è relegata là in un angolino, però diciamo che è stata una piccola scintilla che però ha fatto capire anche ai soci che ci poteva essere una realtà diversa e quindi anche la possibilità di percorrere altre strade, soprattutto sul piano della comunicazione, sul piano del benessere, del vivere meglio. Quindi niente, vi ringrazio di essere qua, 4ª edizione, come diceva Marina, molto probabilmente, e lo penso anch'io molto fortemente, siamo scomodi come boetico, e sinceramente non me ne frega niente, cioè io vado avanti per la mia strada facendo le cose che ritengo più giusto realizzare, come d'altronde abbiamo poi fatto in questi 23 anni, cioè se pensate che in questi 23 anni abbiamo creato la possibilità per il comune e quindi anche per il quartiere di realizzare tanti progetti che hanno portato beneficio all'economia diciamo del comune e nostra, ma soprattutto progetti che hanno portato a nella logica del non spreco e del non consumo. Sopra la vostra testa c'è un impianto fotovoltaico realizzato 5 anni fa che è costato 65.000 euro. Vi racconto questa perché è meravigliosa. Il laghetto che ha questa meravigliosa fontana che sta andando poco perché lo teniamo basso come pressione, quello è acquedotto. Quindi sono 23 anni che il parco è alimentato ad acquedotto. Abbiamo chiesto di fare un pozzo artesiano, la Regione Emilia-Romagna ce lo proibisse perché dopo il recente terremoto a Mirandola, nel Medonese, tutta quest'area viene considerata area di sussistenza e quindi di conseguenza non danno più i permessi per fare i pozzi. Però guarda caso, nelle ville qui di fianco di notaboli bolognesi il pozzo viene realizzato. Sinceramente ci sono momenti di scontro incredibile. Noi andiamo avanti, tutto lì. Grazie. Salve a tutti, io sono Fabrizio Ferniani.
Ah, non ci frega? Vabbè, allora a quel punto, grazie, arrivederci. sono qui come co-organizzatore del Boetico Vegan Festival, non mi sono perso le crescentine e salsiccia, primo anno non c'ero, di conseguenza vengo qui come negli ultimi 3 anni, quindi questo è il mio terzo anno rispetto al loro quarto. Sì, no, certamente, di fianco ha detto, quindi io mi sono perso quell'edizione mista, diciamo, lo sua. Sono consigliere direttivo LAV qui come appunto solamente come co-organizzatore del Boetico Vegan Festival, ma da 13 anni sono ormai consigliere direttivo LAV, da 13 anni sono nel mondo animalista, nel mondo attivista e come dire... Se per essere scomodi significa portare avanti l'idea di un mondo migliore, sono comodo nell'essere scomodo. Detto questo, è inutile parlare ulteriormente. Io, visto anche il tempo che incombe, lascio la parola ai ragazzi di She Shepherd per dare una voce a quegli animali che voce non hanno molto spesso, anche perché loro non emettono voce, sono pesci, sono cetacei, quindi sono... meravigliosamente espressi in questa conferenza che emozionalmente, come diceva Marina, ma con grande piacere e orgoglio vi presento. Sono i ragazzi di She Shepherd, Andrea e tutti quanti. A voi il palco. Lasciamo spazio a loro e ascoltiamoli veramente col cuore e con le orecchie.